A Sanremo andranno in scena le canzoni di Italo Calvino. L'evento è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Biancheri insieme alle associazioni Pigna Mon Amour e il Club Tenco. Signor sindaco, allora Sanremo dedica una serata a Italo Calvino? Beh, senz'altro sì, a Italo Calvino sarà una serata dedicata a questo illustre cittadino e nel centro storico, perciò sono doppiamente contento. La serata è dedicata a Giorgio Vellani che purtroppo è scomparso 10 giorni fa e comunque sarà una serata piena di emozione, ma sicuramente un Tenco che lo vedremo sabato sera e per tutto l'anno all'interno della nostra città. La stagione sanremese, un Tenco lungo un anno, riprende in occasione della Festa della Musica. Sì, diciamo che ci sarà la festa dei popoli, ma riguardo invece il Museo della Canzone, si è parlato di questo, il Museo della Musica, come sapete faceva parte anche del nostro programma, su questo ci metteremo al lavoro da subito, perché credo che al di là di tutto, sia al di là anche dell'aspetto delle risorse, credo che sia importante per la nostra città poter avere la storia della nostra canzone, grazie anche al Festival di Sanremo, al Tenco e tutto quello che è stata la nostra tradizione. Dunque subito al lavoro su questo tema e mi auguro nei prossimi mesi di iniziare già a dare delle risposte concrete. Allora, un evento che coinvolge la città vecchia di Sanremo. Sì, è un evento che facciamo in partecipazione con Pigna Mon Amour, è il secondo evento che facciamo con il loro supporto, la loro partecipazione. Ci piace molto, ci dedicano molto spazio, è un connubio che continueremo. Non tutti sanno che Italo Calvino scriveva delle canzoni. Sì, Italo Calvino ha scritto queste 8 canzoni che verranno cantate da questa artista Grazia De Marchi, molto brava peraltro, accompagnata da un pianista e quindi abbiamo voluto dedicare il 21 giugno, che comunque è la festa europea della musica, alle canzoni di Italo Calvino. Sì, siamo veramente felici di questo rapporto che è nato con il Club Tenco, siamo felici di ospitarli alla Pigna, ma di collaborare con loro e siamo assolutamente felici del fatto che non solo vengano alla Pigna, ma abbiano realizzato loro in proprio questo evento nell'ambito del progetto Calvino che Pigna Mon Amour promuove con CMC dal 13 ottobre dell'anno scorso. Quindi un ringraziamento particolare va a questo appuntamento dedicato a un progetto al quale noi stiamo credendo molto e che durerà fino all'ottobre del 2014.